Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, sono lieto di annunciarvi che DJI ha rilasciato le SDK per lui, il DJI Mavic Air 2. Quindi questo è sicuramente una svolta per chi ha questo drone, perché ci permetterà, utilizzando applicazioni di terze parti, varie funzioni che normalmente non abbiamo nelle applicazioni ufficiali DJI. La prima in assoluto è sicuramente il Waypoint, che su un drone di questo tipo tanta roba, perché comunque a differenza del Mavic Mini, qua la missione viene caricata nel drone, mentre nel Mini, come sapete, date le limitazioni delle SDK, non era possibile caricare direttamente nel drone la missione, quindi la missione veniva trasmessa o viene trasmessa in Wi-Fi, quindi al drone in tempo reale gli viene detto cosa fare. Mentre in questo drone, come nei droni precedenti di DJI, questi droni di livello più alto, la missione viene caricata all'interno del drone, quindi il drone parte, indipendentemente perda o meno la connessione Wi-Fi, lui farà la missione. E tutto questo, ragazzi, ovviamente poi fatto in maniera perfetta, a differenza magari di quello che succede con il Mavic Mini, dove ci potrebbe essere qualche imperfezione. E ovviamente questi Waypoint ci daranno la possibilità di fare, a chi interessa e chi per lavoro utilizza, la fotogrammetria, quindi una funzione aggiuntiva, una possibilità in più che si ha con questo drone di casa DJI, che è strepitoso. E una cosa ancora in più che potremmo fare è utilizzare un visore, quindi utilizzare un visore VR come questo da 20 euro con il nostro smartphone. Avremo la possibilità di utilizzare il drone in prima persona con questi occhiali, e in più la possibilità, se utilizzeremo l'applicazione Mavic Maven, l'applicazione di Michele Vignetti, che io ho portato spesso sul canale, questa applicazione disponibile anche per Mavic Mini, però disponibile solo per i dispositivi iOS. Cosa succede? Che muovendo la testa, quindi noi avremo il visore, muovendo la testa su e giù, a destra, a sinistra, andremo a muovere il gimbal, quindi il gimbal si muoverà con il nostro movimento della testa. È una cosa che sicuramente vale la pena provare appena sarà disponibile, perché adesso tutte queste applicazioni terze parti, che sia, come vi ho detto, Mavic Maven di Michele Vignetti, applicazione italiana che sicuramente porterò sul canale, diciamo nella prova con questo drone, sicuramente Lightchi, che sapete che è la numero uno nell'applicazione dei Waypoint, e adesso sicuramente implementerà la compatibilità anche con questo drone. Probabilmente a breve mi arriverà la versione beta compatibile già con questo, mentre mi è già arrivata la versione beta compatibile di Drone Link, la prima applicazione che era uscita compatibile con il Mavic Mini come Waypoint. Se vi ricordate, l'ho portata sul canale, probabilmente ero stato il primo in Italia a portare la recensione di quell'applicazione, che è sicuramente fantastica, funziona benissimo, un sacco di funzioni, e in più come Lightchi la possibilità di creare la missione al PC con calma, quindi, e poi trasferirla nel nostro drone quando andremo nel luogo in cui volemo fare la missione. Quindi questa applicazione è già disponibile in versione beta, mi è già arrivata, la devo provare, adesso la proverò, poi sicuramente mi arriverà la versione beta di Mavic Maven, quindi quella che vi ho detto, che anche quella la testerò, però disponibile solo per iOS, e poi arriverà sicuramente la versione beta di Lightchi. Quindi ragazzi, cosa dire, questa è sicuramente una notizia strepitosa per tutti i possessori del Mavic Air 2, anche perché fare i Waypoint, o meglio creare i Waypoint con un drone che ha anche i sensori anticollisione, è una cosa che ci fa stare sicuramente più sicuri rispetto magari al Mavic Mini, dove non avendo i sensori anticollisione, se sbagliamo qualcosa nel creare la missione potrebbe esserci il crash, mentre qua i sensori quasi sicuramente ci dovrebbero salvare. E poi chi, come vi ho detto, per lavoro utilizza la fotogrammetria sicuramente apprezzerà tanto l'arrivo di queste SDK e la compatibilità con queste applicazioni di terze parti. Quindi ragazzi, spero di essere stato chiaro, spero di avervi spiegato cosa succederà da adesso in poi per questo prodotto di casa DJI, che ritengo un prodotto strepitoso, è stato infatti acquistato da un sacco di persone perché è davvero davvero un drone incredibile. Quindi ragazzi, questo era solo un piccolo video per informarvi cosa accadrà a breve intorno a questo drone, quindi preparatevi a tutte le app versione beta che porterò qua sul canale, che poi ovviamente dopo poco usciranno in versione pubblica. Seguitemi sul canale perché vi terrò aggiornati su ogni aggiornamento che queste app avranno per l'SDK di questo DJI Mavic Air 2. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram,
Instagram, dove porto tante novità, curiosità, anteprime, stampe 3D, quindi vi porto davvero tante cose lì, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se vi va, per sostenere il canale, ma soprattutto ragazzi però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao!